fatto che in Italia non si fanno più figli non è un caso. Non è un caso che negli ultimi 5 anni, se ricordo bene, l'età delle donne al primo figlio sia aumentata di 3 anni, dai 26 o dai 25 della metà degli anni 90 ai 30 di oggi, per le persone che hanno una qualifica pari a quella di una laurea. Andrea, tu in apertura hai toccato un argomento, direi, piuttosto importante. I dati di disuguaglianza. Sì. Noi, molti dei nostri sostenitori, sono persone che vivono sulla loro pelle, che però a volte vengono tacciati di non darsi abbastanza da fare oppure di non essere disposti a... Esiste invece questo problema lamentato, cioè è un problema che un istituto di ricercatori professionisti, professionali, altamente qualificato ha comunque riscontrato? Ha verificato e ha pubblicato. Vi racconto un risultato che più che un risultato è una denuncia. Dal 93 al 2006 in Italia la quota di laureati occupati in professioni che comunemente vengono definite qualificate, quindi professionisti, manager e quant'altro, sono diminuiti dell'oltre il 5%, sono aumentati di un, in media nazionale, ora non vorrei essere impreciso, ma di oltre il 5% i laureati occupati non in professioni mediamente qualificate, va bene, ma in professioni altamente dequalificate, operai despecializzati, manovali, assistenti al desk dei supermercati, ok? Ora, noi ci immaginiamo di andare in aeroporto, se andiamo su un aereo e ci attendiamo di percorrere un tragitto, di andare da Roma a Milano, ci sediamo e aspettiamo il pasticcino ce lo porta la hostess, il pasticcino ce lo può portare anche il pilota. Tuttavia l'aereo può far decollare solo il pilota, non la hostess. Okay? Se noi continuiamo a costruire hangar e aeroporti senza aeroplani, come sta accadendo adesso, noi ci perdiamo il futuro per l'intero paese. Generiamo la disuguaglianza per i giovani di adesso e ci inseriamo in un imbuto che non c'è nessuna prospettiva di sbocco. Noi saremo destinati a marginalizzarci sempre di più perché il mondo è cambiato. L'unico motivo per distruggere o combattere le disuguaglianze, che equivale a crescere e equivale a sviluppare, è investire in istruzione, in ricerca e in conoscenza. Con questa, diciamo, denuncia molto forte, ecco a cosa serve l'ISFOL, per sapere cose che probabilmente senza di loro non sapremo. Salutiamo Andrea Ricci, riportando alla frase più bella che ho sentito dire: la ricerca deve essere libera. Allora, noi, Andrea, torneremo a trovarvi. Grazie. Vogliamo sapere come va a finire, come si sviluppa questa cosa. Sì. E un saluto dal popolo Viola. Grazie.